della musica americana, i Billboard, ci sono gli Oscar per la cinematografia. Sì, e come no, Fimi dalla classifica, no, dei cantanti, però è molto più importante in America, no? Ed è come... per ogni cantante è un sogno essere nella classifica dei Billboard. E soprattutto esserci, ma soprattutto vincere il premio. E quindi per noi davvero è stato... Ma non c'erano le poltrone, no? C'erano solo delle sedie, se no salivo sulle poltrone come Benigni, eh? Perché io ero visto come un coniglio, una lepre. Ma come tu... Ora, eravamo così come... più delicato. Ah, fatemi, perché questo è il corridoio... Fosse. Esatto. Fatemi, questo fosse il corridoio dell'aereo, no? Ed io ero seduto alla destra del padre e Piero alla sinistra. E io qua, lui qua e io qua. Ecco, io ero seduto qua. Dai, vieni qua! Caccia corridoio, no? Vieni qua! Tu fai... Ah, se tu fai tu tanto oramai un papa, forse fai tu. Mi vedi un mezzo, però. Vieni qua. Allora io ero seduto qua e Piero lì. A un certo punto da là arriva un uomo di colore, si avvicina ed era vestito tipo, non lo so, amaro e tutto. Avevi pantalone fino a qua e cintura di pelle di coccodrillo, le scarpe, no, pelle di la polo arancione e i pantaloni blu, me li ricordo, e le scarpe picciottine che pare che pigliava coccodrillo e si mise in pene. Aveva delle scarpe orrende. Allora arriva e noi in siciliano a Parigi mi dice, in siciliano a Parigi gli dico, beh, a lei ci scappa il pacchetto. A un certo punto passa questo uomo, si gira, fai a mia ora, vedi che... Allora si gira e fa, le vuoi vedere meglio le mie scarpe? No, aspetta, appunto io la contagio. Appunto io, guardami la tassi, ecco. E allora qua, prima volta in un hotel americano, qui c'è stato mai un hotel a 5 stelle, prima volta in America. E allora arriviamo... 2010, 2009, 2010. Sì, 2009. E allora arriviamo, noi siamo a fare la doccia. Aspetta, in America in questo hotel c'era la vasca. Fammi finire! C'era la vasca senza l'acqua chiara, come che mandava la schiuma. E dovevi uscire dalla vasca e andare nella doccia. Durante il tragitto dalla vasca alla doccia, mio cafono un ginnera. E chiama suo papà. Papà, vedi che casciuga capello in cinè. E ora ci... Gaetano, sempre un uomo tutto fare. Uno mette metti scia. Gaetanietto. Gaetanietto. E allora cosa fa? Pierù, ci penso io. E allora si parte, va giù in reception. Arriva, fai la recepzionista, per favore. Sorry. Fon. E chi non lo capisce? Fon. E chi da... piglia un telefono. For you. E già... No. Fon. I understand. Piglio pette nel giorno. Piglia Gaetano. No! Fon! Giusto, appunto, pensavo questo, sì. Ah, lo sai pure, sì, che... Era nel lontano 2015, voi il volo parteciperà a Sanremo. Sarà in gara. Dovete sapere che quest'anno il regolamento è cambiato, io non lo sapevo, devo essere sincero. Il 40%... Lo paghiamo di tasse. Lo paghiamo. L'altro 70 lo prendono i politici. L'altro 60. 60. Allora, sì. Il 40% dei voti proverrà dai vostri voti da casa. Quindi votate! Sotto sto cielo lì di azzurrino, sola superba di tra la vallata, come un smeraldo in mezzo a
ambasciatore di Naro nel mondo. Per questo adesso ci saranno a Carriola da buttarsi un trattore, un remorso, un cofano vacante. Allora, perfetto, voglio cominciare subito con un mio amico, così ti faccio conoscere il mio amico artista. Dov'è Giuseppe Rizzo? Dove sei? Ci sei? Comunque ci penso io se non c'è, che ha fatto un quadro. Mi pigli per favore quel quadro dietro di te? Lì dietro? Eccolo qua, te lo faccio vedere subito. Vorrei tanto che... Il quadro, quello là è un quadro. Grazie.